Buonasera. Sì. Sembra una buonasera stasera. E rieccoci. Il festival estivo un'altra volta su questo palco, che non era questo, era un altro, però sempre palco è, giusto? Siamo qui. Sono 20 anni, anche se è la 19ª edizione, abbiamo saltato il 2020, sapete tutti. E quindi niente, siamo qui. Fai fatti, delle pause alla Celentano. Tanta musica, tanta gioia. No, io faccio le pause come Celentano, dai, mi piace. Fa delle pause alla Celentano. Vi farei un applauso al presidente del festival estivo, Gino Sozzi. No, no, no. Allora che al vicepresidente, direttore artistico Giovanni Germanelli. Allora, sarà una bellissima serata. Molti cantanti veramente bravi. Un festival che da 20 anni dedica. È dedicato agli artisti emergenti e indipendenti. Ricordiamo che sono passati artisti come Fabrizio Moro e molti altri da questo festival, che erano degli sconosciuti, quindi è difficile capire e cercarli prima, e noi cerchiamo di fare questo. Poi ovviamente ci saranno molti ospiti questa sera, dei presentatori pazzeschi. Sì, presentatori pazzeschi. Cerchiamo di essere di poche parole, stringenti, come si dice, e farei... Presenterei la presentatrice di questa sera, la trascinatrice di questa sera. Direttamente conduttrice. Conduttrice. Conduttrice che conduce. Direttamente dal gruppo RTL 102.5, Vanessa Gray. Vanessa Gray. Ma che bello, che presenta la presentatrice o che conduce la conduttrice, non è niente male. Buonasera, buonasera. Gino, buonasera Giovanni, che piacere vedervi. Buonasera a tutti. Ma che meraviglia voi. Sarà. Non so neanche dove guardare. Sì, c'è un po' di difficoltà. Bisogna avere un abito da scena, giusto, donne? Oh, grazie, dai. Un po' di supporto. Voi come state? State bene? Siete felici? Ci fate sentire un bel applauso, proprio uno di quelli forti, forti, forti? Allora, facciamo così. Uno, due, tre! Uno, due, tre! Ci piace. Anche per quelli che stanno arrivando, tra l'altro. Infatti, adesso iniziamo, già sentivo, mi raccomando, bisogna stringere, però noi questa sera ci divertiremo tantissimo. Io sono molto felice, ma non è una frase fatta, visto che l'anno scorso ero qui in veste da cantante con le stampelle, con il tutore, finalmente. Gli accessori. Gli accessori, dopo un anno li abbiamo buttati, quindi tacchi questa sera per la prima volta, quindi in onore della 19ª edizione. Ecco, la signora c'ha le stampelle, quindi mi può capire. Della 19ª edizione del festival estivo. Quindi ragazzi, parte ufficialmente in questo momento il gran galà della 19ª edizione del festival estivo. E noi ce ne andiamo e vi lasciamo nelle mani di Vanessa. Grazie. Allora, come ogni serata che si rispetti, ci sono moltissimi ringraziamenti da fare, quindi io partirei con il patrocinio dell'evento inserito nella rassegna 2020 2022, il Comune di Piombino, l'assessorato al turismo, ed organizzato in collaborazione con Proloco Piombino, nello specifico il sindaco Francesco Ferrari. Ci siamo parlati prima, è un piacere, poi l'avremo qui sul palco. L'assessore al turismo e attività produttive Sabrina Nigron, buonasera Sabrina, e il presidente della Proloco Simone Anastasia, buonasera anche a lei e a tutti voi. Ringraziamo gli sponsor ragazzi, ma avrete modo anche di vederli in questo LED wall bellissimo, così luminoso. Coop Tirreno, Arcadia, parrucchiere Vandro, ecco questo è il risultato, pasticceria Chiccheria, Coop Multiservice, e poi abbiamo i media partner, già vi vedo, insomma vedo le telecamere, quindi ringraziamo Radio 675, visto che con le radio vado molto d'accordo, Super Six TV, QDA, Elena De Stefano, Stefano Ferrini e Carmelo Galimi. Ancora tutto lo staff del festival estivo, ragazzi, fatemi sentire un bel applauso. Andrea Ramacciotti, Orsola Vigorito, Giulio Cianchini, Francesca Mercuri, Evandro Mariti e Daniela Quagliarini. E poi, che cosa succederà questa sera? Siccome siamo giunti già alla 19ª edizione, ci saranno moltissimi ragazzi che si esibiranno, che hanno avuto molti traguardi già raggiunti e verranno premiati. Ad esempio, il parterre di questa sera è
Massimiliano Longo, owner e direttore di All Music Italia. Grazie a Massimiliano Longo. Grazie a Roberto Salvadori, discografico produttore alla Vigna Eventi. A Gianni Testa, discografico produttore Rai. Ogni tanto voi fate un applauso così. Così tornate a casa questa sera che vi fanno male le mani. Marco Mori, discografico produttore direttivo Audiocop Radio Rossa Management. Demetrio Sartorio, anche lui discografico produttore, bene, mi è piaciuto quel lato. Luca Angelo Santi, discografico e produttore. Luca Venturi, anche lui discografico produttore. Adriana Rombolà, discografico produttore Riserva Sonora. Abbiamo Igor Nogarotto, lui invece ufficio stampa, scrittore, musicista. Stefano Camarri ed Emiliano Pasquinucci, che sono musicisti. E io volevo salutare anche Gabriele Brocani di Rai Radio 1 e Isoradio, che questa sera non è potuto venire, ma so che ci segue, e anche Simone Zani di iMusic Fan. Detto questo, cioè, io non sarò da sola, assolutamente, ma avrò un degno compagno di avventura. Signore e signori, Fabrizio Fontana! Eccolo! Sono dove qua! Sei? Dove guardi? Sono dove qua! Sei? Ciao, sono qua! Fabri. Eccolo! Eccolo! Eccolo, è questo qua, giallo con la V. Ciao, ciao! Che bellezza! Ma che pubblico allegro! Ciao! Applauso, allegria, voglia di vita, vai! Ma io ti aspettavo sì. Sul palco! E adesso arrivo, è troppo alto! Mi presento al volo, perché dai, magari... Dai, che bello che sei! Allora, ciao, scusa l'altezza, è grandissima. Rita Pavone, già qua, perfetta, benissimo. Ciao a tutti, mi presento, anzi domanda molto importante, perché magari ci siamo già conosciuti in televisione. Quanti di voi mi hanno visto a Zeli? Vai, sulle mani! Noi! Tu no, maledetto, perché... Quanti di voi mi hanno visto a Striscia Notizia? Sulle... Non c'hai la televisione, benissimo. Mi stimo. Sì, Capitan Metosa, c'è scritto. Grande, perfetto. Ultima domanda, oh, quest'anno lunghissimo. Quanti di voi hanno visto il Grande Fratello? Vai, sulle mani. Uno, due, tre, fuori. Fuori, pochissimi. Di là, peraltro. Mi presento velocissimamente, ciao a tutti, ciao, è live, che bello, finalmente live, vero, dopo tanto tempo, ciao, muovete le mani che fa anche fresco, anche così, anche verso di me. Sì. Facciamo fare anche una ola tipo, no? Esatto. Mi presento, mi chiamo Fabrizio, Fabrizio Fontana, nome Fabrizio, cognome Fontana, lo dico perché quando sono arrivato qua, c'erano due signori, no? Allora, mi guardano, no? E fanno, oh, hai visto? Quello con lo sturacoso in testa della cosa. Io gli faccio, scusa, sono una persona dentro lo sturacoso a coso. Ci sarei io. Mi presento. Ciao, mi chiamo Fabrizio. E lui, hai visto? Fabrizio Corona. E lui è arrivato con lui. No, mi chiamo Fabrizio, Fabrizio Fontana. Siete voi protagonisti, naturalmente, assieme a questi magnifici cantanti. Io farei, se siete d'accordo, Vanessa, una prova canto sì. Dei ragazzi. Bello, mi piace. Ci sta? Mi piace, sì. Allora, facile, eh? Seguimi, eh? Tu hai preso la pastiglia, sì, sei a posto, sei... Due, dice il signore. Se io faccio volare, oh. Cantare, oh. Sono dei vocalist. Fatevi un applauso, ci vediamo sul palco. No, aspetta, allora facciamo così. Battete le mani. Sì, a te. Ah, lo faccio io questo. Occhio. Che confusione. È un'emozione. Bandighi dighi dighi bandighi bon. Ecco, funzionerà così questa remix. Sera. Remix. Alla grande. Vero? Siamo pronti allora. Siamo pronti. Ci siamo. Siamo pronti allora. Presentiamo il primo cantante, una donna, suonerà il pianoforte, si chiama sì. Melga. Dicono che sono pazzo, Melga. Thank you.
Sento l'aria che mi manca. Dicono che sono pazzo. Faccio delle cose strane. Non ho nemmeno la televisione. Preferisco passare il tempo un po' dentro di me. Che mi capisco a malapena, che sento anche il respiro di un cane. E faccio botte con le croci, con i santi, con i rumori. E scrivo una canzone per te. Grazie, grazie a tutti. Melga! Eccola! Oh, entriamo grande insieme! Ciao! Allora, come si sta dopo aver suonato e cantato? Vieni, vieni con noi. Prego. Vieni al centro. Ma ci devi raccontare perché Melga? Allora, Mel è la radice di un verbo greco, melo con l'omega finale, che vuol dire avere a cuore, stare a cuore. Bello. Sì, sì. Avere a cuore, stare a cuore. Sì, 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 sì. E Gaia è il mio vero nome, è quello che mi ha dato mamma, Gaia. Quindi terra. È una crasi, è una crasi, quindi. Esattamente. Non sanno cos'è una crasi. Comunque, è il mix fra due nomi, perfetto. Melga. Bello. Ma io so che, insomma, vai molto d'accordo anche con il premio Fabrizio De André, è vero? Sì, sì. Due. Sì, 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 perché primo anno, nel 2020, sono arrivata tra i 9 finalisti del premio De André e invece l'anno scorso sono arrivata praticamente seconda su 9 in tutta Italia, quindi una bella soddisfazione. Si può fare la terza volta, non c'è due senza tre, terza, seconda, insomma, aspettiamo il primo premio. Guarda, c'è sempre una terza volta, sempre, quindi sì.
Sono pienamente d'accordo. Visto che abbiamo parlato di premi, premia, signori e signori, Marco Mori. Abbiamo fatto lo stacchetto. E lui musica. Anche il balletto. Eccolo qua. Ah, per Bacco. Super premio, giusto. Eccezionale. Foto, c'è anche le... Foto? Dire, foto di rito? Foto di rito? Foto distorto? Un po' così? Madonna. Perfetto. Belle, me le rivendo queste, sono belle, le vado molto. Marco, vogliamo dire qualcosa, tu che sei un produttore, cosa diciamo di questa ragazza? Ma allora, di questa ragazza avrei da dire tanto, anche perché è un po' che la seguo in questo percorso. E l'hai raggiunta adesso? No, è irraggiungibile. È irraggiungibile. Ciao, sono Fabrizio. Quello che posso dire è che è una ragazza che vive con la musica, vive di musica, e per vivere di musica non significa riempire gli stadi. Melga è una che parte da Taranto con la sua fisarmonica, perché è anche una fisarmonicista. Wow, bello. Che è difficilissimo quello strumento. È difficilissimo, sì. Vero? Complesso. E parte da Taranto, va a Milano e suona nel locale dove ci sono 30 persone davanti. Prende, va sul lungomare di Lerici alla Spezia e suona sul lungomare. Bello. Perché la sua ragione di vita è fare musica, non è il successo, perché il successo può esserci come non esserci, può essere effimero e durare poco. Il credere nella musica che si fa, in quello che si fa facendo musica, certo, ti dà un modo di viverla appagante. Grande, un artista! Allora, è un bellissimo messaggio. Brava. Vivere di musica, questo è importante. Sì. Grazie Marco e grazie Melga. Ciao! Evviva, ciao! Buona musica! Sì. Direi di presentare Angela Iris! Yes! Facciamo un applauso anche alle vallette, che sono meravigliose. Ma che ciao bellezza! A tutti. Ciao, ciao! Ciao! Tu sei pronta? Prontissima! Allora, ti lasciamo con il pubblico, sì, di Piombino e andiamo via, ci vediamo dopo. Angela Iris con Rio! Per la testa, io voglio solo fare festa. Magari su un cavallo bianco con il principe azzurro che ho cercato tanto. Credo d'aver bevuto troppo, forse è meglio che ritorni a letto. Faccio un respiro profondo e non ci penso più, e mi dimentico di tutto quanto. Tra questi miei denti, magari sopra un altare, tra monti e pianure, prova a disegnare ciò che sento nel mio cuore e non ciò che appare, yeah. Faccio un respiro profondo e non ci penso più, e mi dimentico di tutto il resto. Volo con la fantasia e stanotte solo me. Volo con la fantasia, non me la porterete mica via. Whoa!
Grazie. Un applauso per Yurigami, il mio chitarrista. Angela Iris. Grazie. Eccola! Ma lo nominiamo di nuovo il chitarrista? Yurigami. Origami? È giapponese? Yurigami. Vedi come parla, se parla italiano o meno? Hai visto? Applauso, bravissima, parti scherzi. Allora, Angela, voli con la fantasia, quindi, Angela Iris. Troppo. Ma bisogna volare un po' con la fantasia, sennò... Sì, no, infatti è quella che poi spinge a fare tutte le cose che vogliamo fare. Quindi. Allora, prima di premiarti, raccontaci qualcosa di te. Vengo da Monza e scrivo delle canzoni perché ho proprio l'esigenza di buttare fuori qualcosa che non sarei capace a scrivere a parole. È appena uscito il mio album il 12 luglio, che si chiama Psiche. È su tutte le piattaforme digitali, quindi andate a scaricare Psiche. E Rio è appunto estratto da questo album che si chiama Psiche. Volo con la fantasia. Rimane subito. E premia. Adesso chiamiamo chi ti premia, Luca Venturi. Allora facciamo i seri. Luca Venturi. Luca, torniamo seri, perché poi quando sale il produttore, insomma, per il premio, Luca, benvenuti. Benvenuto, ciao Luca, benvenuti. Eccomi. Comunque è brava questa ragazza, mi è piaciuta. Ti è piaciuta? Perché se io, se non mi piaceva, l'avrei detto. Giusto. Invece mi è piaciuta. Una persona retta lui, non sì, è che... Sì, sì, è scritto da me. L'hai scritto? Scritto da me, poi arrangiato da Plastica, una bravissima produttrice veneta. E poi il mix e master è stato fatto da Yuri, il mio chitarrista. Il tuo nome è Iris. Angela Iris. Sarebbe meglio solo Iris. Va bene, accetto. Magari ci pensiamo, dai, ok. Grazie mille. Bravo. Grazie. Luca, ciao, vuoi dire qualcosa? Ciao, o dopo sali sul palco? Ciao Iris. Ciao Angela. Ciao, ci vediamo a Monza. Vogliamo dire qualcosa oppure sali sul palco e lo facciamo dopo, come preferisci? Come preferisce lei? Dai. Io voto di sì. Sì. Anch'io. Sì. Vieni qua al centro. Insomma, il tuo ruolo poi non è nemmeno semplice, no? Quello da produttore, scopritore di talenti. No, assolutamente no, specialmente in questo periodo che è molto difficoltoso per la musica, come sai, però ci sono dei nuovi talenti molto bravi, molto talentuosi, ma soprattutto che scrivono e poi si pongono in una maniera diversa. Diciamo che la musica è cambiata ultimamente, non è più come una volta, adesso va l'urban, l'indie, la trap c'è sempre, anche se è un po'... L'abbiamo presa dagli americani. Vabbè, l'importante è trovare la propria strada, no? Questa è essere centrati in qualche modo. Sì, ma soprattutto la determinazione dei ragazzi, perché a volte partono e vogliono arrivare subito. Invece, sì, questa è una realtà purtroppo che, diciamo, forse esprime il momento che noi viviamo dei social, che vogliamo tutto subito. Certo, invece c'è del lavoro dietro, naturalmente. Invece no, ci allora vuole. Voglio fare amici, voglio fare X Factor, qui. Ma non è così, bisogna lavorare, preparare. Poi va tutto più veloce, però bisogna essere determinati, abbastanza, diciamo, decisi a raggiungere l'obiettivo. Giusto. Con pazienza. Consigli, giusto. Mi raccomando. La cultura del lavoro, giusto. Passione più lavoro, giusto. Ok, grazie Luca, ci vediamo dopo per i prossimi premi. Applauso, allegria. Siamo pronti per il terzo artista, sì. Lui è Maurizio Pirovano. Lo conosco. Lo conosci? Sì. Salirà fra 3, 2, 1, vai Maurizio Pirovano! Accompagnato dalla nostra valletta, vieni bellissima. Maurizio. Ecco, vogliamo chiedere il nome anche di questa ragazza? Sì. Rachele, ciao Rachele. Io mi chiamo Fabrizio, ciao. Ciao Fabrizio, vuoi andare via con Rachele? Vabbè, io vado. Io mi chiamo Maurizio. Io Fabrizio, più bello Fabrizio. Allora qui vabbè c'è una disputa tra Fabrizio e Maurizio. Maurizio, tu questa sera ci canti Lentamente ti avvicini. Ora non so sì, dove lentamente, vai. Lentamente, molto lentamente. Molto lentamente. Quindi vi lascio con Maurizio Pirovano. Grazie. Thank you.
passi mentre sali e scendi dal mio cuore. Completamente morta, lentamente ti avvicini, ti sento respirare soffocando i miei respiri. Disteso sul mio letto, non sento più il mio cuore. Tu lentamente mi trascini giù, dove nascono i sospiri. Cos'è l'amore che l'odio per un grande addio, come l'attesa per quel giorno che non verrà mai. Completamente assorto, riuscito la mia poesia. Tu lentamente mi trascini giù, dove nascono i sospiri. Tu vivi, non serve credere in qualcosa, non serve mettersi a gridare aiuto, non serve essere qualcuno. Sentire completamente assorto, recito la mia poesia. E tu lentamente mi trascini giù, dove nascono i sospiri. Tu vivi, non serve credere in qualcosa, non serve mettersi a gridare aiuto, non serve essere qualcuno. Grazie! Maurizio Pirovano, ah, ma allora lo senti il tuo cuore, visto che alla fine c'era il battito. Ma per chi batte questo cuore? Beh, penso che chiunque ama tanto ha saputo sia sentire il momento in cui quel cuore batteva forte e il momento in cui quel cuore si è fermato. Ok, ok. Sei un romanticone? No, però sono uno che ogni tanto si analizza e fortunatamente... E ho nelle mie canzoni la possibilità di avere un buon analista senza doverlo pagare. È vero, la musica ci aiuta. Premia Gianni Testa. E poi chissà il mio Fabrizio dove è andato. Chissà, chissà, chissà. Aspettiamo Gianni Testa che sale sul palco a premiare il nostro rocker Maurizio. Ciao Gianni, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Però questo non è l'applauso di Piombino, io vorrei sentire il vero applauso di Piombino. Beh, ancora si devono scaldare, hanno appena mangiato, è vero? E poi fa caldo. Anche. Gianni, cosa vogliamo dire? Voglio augurare tutto il meglio alla carriera di questo rocker, perché io adoro il rock, ero un cantante rock, adesso sono un produttore rock. E il rock è la vita della musica, la vita della forza di ognuno di noi, perché chi vive rock la propria vita può vincere qualunque sfida. Confermo appieno, ragazzi, non mollate la musica, perché la musica è veramente vita, in qualsiasi sua forma. È vero, pienamente d'accordo. E non mollate la vita, che è la cosa più importante che ci hanno donato.
Grazie. Vita e musica. Grazie a tutti, ragazzi. Grazie Maurizio, in bocca al lupo, grazie Gianni Testa. Allora, Dario, accompagnato con la nostra valletta, facciamo un applauso a queste ragazze truccate, vestite, davvero grazie ai nostri sponsor meravigliosi. Detto questo, Dario, ti scriverei. Sì, esatto. Tu canterai, ti scriverei. Esattamente. Va bene, Fabri, noi ce ne andiamo. Dario Comparini. Ciao, mi chiamo Fabrizio, la tua amica prima non era... Sarà anche una banalità, ma la sta incredibile. C'è chi cerca visibilità e anche chi ce l'ha resta invisibile. E mi parte questa gelosia, e non è colpa mia se mi fa impazzire, e si trasforma in una malattia che ti vorrei dedicare. Ti scriverei a te di giovanotti, o qualche altro classico che ascolti sotto la doccia, dai Rolling Stones a Pavarotti, una ballata per i fatti tuoi. Un pezzo rap, se con la ballata ti annoi, io ti scriverei la discografia dei Pink Floyd. Farei una hit, andrei alla radio tipo un tormentone, ma senza beat, senza lo stadio, ti tormento altrove. Con l'indie che ti piace e ascolti quasi sempre, anche se spesso di te stessa non capisci quasi niente, boh. Ti scriverei un pezzo metal per quando stai fuori, e se non dormi ninna nanna stile De Gregori. Mi piace quando hai la testa per aria, dici stasera sono rivoluzionaria. E se ti chiedi che ci faccio qua, se dico il vero oppure parlo a vanvera, io te l'ho detto, io per te scriverei un pezzo trap. Scriverei a te di giovanotti, o qualche altro classico che ascolti sotto la doccia, dai Rolling Stones a Pavarotti, una ballata per i fatti tuoi. Un pezzo rap, se con la ballata ti annoi, io ti scriverei la discografia dei Pink Floyd. Se ti chiedi che ci faccio qua, io te l'ho detto, ma vorrei dirlo ancora meglio, quindi resto ancora sveglio a maledire il mio cervello, perché non ha mai fatto in modo che ti scrivessi a te di giovanotti, o qualche altro classico che ascolti sotto la doccia, dai Rolling Stones a Pavarotti, una ballata per i fatti tuoi. Pezzo rap, se con la ballata ti annoi, io ti scriverei la discografia di Pink Floyd. Una ballata per i fatti tuoi, un nuovo me, se con il vecchio ti annoi, io ti scriverei la discografia di Pink Floyd. Grazie mille. Dario Comparini. Beh, devo dire che l'applauso c'è stato, eh? Quindi scriveresti anche tutta la discografia dei Pink Floyd? A mani basse, assolutamente. Cioè così, bassissime. A mani basse, basse. Lo so che eri con Sofia, eh? Cioè, quella ragazza. Comunque ti porto un messaggio, Cosa ho detto? Sofia mi ha detto, puoi dire a Fabrizio che mi sta simpatico? Quando dicono così, non lo so, secondo me è un due di picche. Mi fate però un no di tenerezza? Ridillo, scusa. Mi sei simpatico. No. Ma che teneri, ma che belli che sono. Grazie. Bene, tornando seri, Dario, sarai premiato da Massimiliano Longo. Yes. Dal nostro Massimiliano Longo, eccolo qui. Eccolo. Che bello vederti, Massimiliano. Cane amore. Munito, bellissimo. Cioè, oramai è la nostra mascotte. Massimiliano, come stai? Benvenuto. Ciao, ciao a tutti, benvenuti. Lui è Zeus, non è mio, l'ho trovato qua dietro. Però con i suoi... Posso dare una veloce motivazione? Certo, devi.
Allora, io ho premiato, allora io ho ascoltato tutti i ragazzi, me ne sono piaciuti parecchi, però non mi volevano far premiare tutti, non so perché, quelli che volevo io. Quindi ne ho scelti due, uno è lui, mi è piaciuta molto la sua canzone, vabbè, l'avete ascoltata, mi è piaciuta molto perché credo che ci sia molto egocentrismo oggi nei giovani. Lui invece ha scritto una canzone dove non dice ah, ti ho scritto la canzone più bella, ma cita dei grandissimi della musica come Jovanotti, Pavarotti, Pink Floyd, per dire ti scriverei una canzone bellissima. È una cosa che denota umiltà e mi è piaciuta. Certo, una finezza, una sfumatura. Un bellissimo complimento. Giusto. Prendilo. Bravo. E portala a casa. E allora scrivi, scriverei. Vado. Facciamo che scrivi, giusto, alla grandissima. Va subito a creare, grande. Se vuoi ti lascio Zeus e Pio Fontana. Vai, vai, dai, dai, sì, sì. Andiamo, allora, andiamo già allora, assieme. Aspetta, aspetta. Zeus si è portato via. Uff, uff, uff. Abbiamo Monier. Sì. Come? Non so cosa hanno detto. Sì. Che sta arrivando e canta That's My Soul. That's My Soul, English version. Oh, la mia anima. Buonasera. Ciao, 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 buonasera. Benvenuta, bentrovata. Mettiti grazie al centro tra di noi. Oh, così facciamo una bella foto per ricordare la foto, momento. La foto. Aspetta che istruisco il fotografo. Sì, obiettivo. Spiegagliela, sì, che fa ridere. Sì, obiettivo non è male, ma noi lo facciamo, Monier, per stemperare, no? Perché adesso non so se tu sei emozionata, però è bello. Beh, in qualche modo. L'emozione c'è sempre. Ok. Giusto. No. Monier, sei pronta? Sì, dai, dillo tu, sì. Che cosa ci canti? Se vuoi presentarti, dire anche qualcosa, a noi ci fa piacere. Magari dopo io sono Monia e canto That's My Soul. Monier! Vi lasciamo con lei. Yes, sir. Grazie. Grazie. Wow!
che voce! Che bomba! Voglio... aiuto, aspetta, cos'è? Scusa, fatemi... Marilyn Monroe, applauso! Cioè, ci stava? Grandissima, che bomba! Grazie. Wow! Ma hai scritto tu questo pezzo? Raccontaci un po'. Sì, ho scritto io questo pezzo, ed è prodotto da Dave, che è il mio produttore. E, l'ho prodotto anche grazie alla mia squadra, che mi supporta e mi supporta. E sopporta, giusto. Sopporta, soprattutto ogni giorno. E That's My Soul è la mia anima, quindi io vi ho portato chiaramente la mia anima sul palco. Quella che sei. Monier, sì. Come mai? Monier è l'anagramma di Noemi. Okay. Non ho voluto cambiare perché comunque Noemi significa dolcezza. Bello. E insieme alla grinta, insomma, c'è anche tanta dolcezza dietro. C'è emozione, sentimento e sensibilità. Sì, sì, assolutamente. Chiamiamo chi ti premia, Luca Angelo Santi. Luca, eccolo qua. That's my soul. Ah, però dai, yeah, yeah. Vai. Hai le ginocchia. Scusa. Grazie. No, è sbagliato, è per Monier il premio. Grazie. Cosa vogliamo dire, Angelo? Luca, scusa. Sì, prego. Guarda, io... Angelo, scusa, Luca. Ma è il mio destino. E perché il problema, Angelo Santi, capito? Quindi Angelo Santi sei un angelo. Santi, Angelo. Guarda, che è da sempre che sulle prenotazioni per gli alberghi, signor Santi, Angelo, Luca, quindi... Sono abituato. Santo Luca, santo. Luca Angelo Santi. No, guarda, una riflessione velocissima, ascoltando Monier, bravissima, è di trasmettere quanto lavoro c'è dietro a un progetto giovane, quanta fatica, quanti sogni e a volte anche quante paure. Perché salire su un palco in 3 minuti si prova e si cerca di comunicare tutto quello che è stato messo insieme, ma da mesi di lavoro. Certo. Di lacrime, a volte anche anni di lavoro. Anche anni, sì. Dolcezza e grinta. Grazie mille. Grazie, grazie Luca. Grazie Monier. Grazie. Ciao, in bocca al lupo. Grande. Ma Fabrizio, non noti nulla di diverso? Sei fantastica! Guarda, che roba! C'hai le unghie proprio dipinte. No, ah, scusa. No, no. No, l'orecchio eccezionale. L'occhio. No, 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 i cappelli. Hai messo la... Ringraziamo il parrucchiere Evandro, vero? Bravo Evandro, applauso. Applauso Evandro. C'è qualcuno che ha bisogno... Lui no? Grande. Sei a posto con... Io, sì. Sento di là. Io, bene. Ah, grandissimi, i soliti ubriachi. Perfetto, state lì, poi passiamo col vino. E passiamo alla prossima artista, lei sì. È Serena De Bari. Vai Serena! Serena, poi facciamo magari con te una chiacchiera, visto che hai un bel percorso. Ci canti Piña Colada. Esatto, ecco. Bellissimo. Ma ce la bevi anche? Per il vediamo. Momento vediamo. Andiamo ah, si balla anche? Ci andiamo a bere noi. Facciamo un po' di tutto. Roba mia, vado lì me la ballo. Vai, vai. Serena De Bari. Fatemi vedere le mani, bambino, su, su, Sono male di persone, una notte che mi porti via. Partire senza una meta, tanto so che arriverò da te. Mi manca la sensazione di perdere il fiato, arrivere. E le corse arriva al mare, il tramonto è fermo e guarda noi. Chiudere gli occhi per volare via. Nella mia testa un'isola deserta. Vorrei rivivere quella magia di non sapere che cosa mi aspetta. E non importa quanto ci metterò, ero da sola, c'era solo la musica. Ma almeno stavolta io mi divertirò. E torneremo a ballare e a fare l'amore per tutta la notte. Portami con te. Piña colada. Ti troverò il mio risveglio sdraiato di fianco a me. Dimmi cosa c'è di meglio, il resto verrà da sé. Il vento che ha un altro colore, profuma d'estate, ci avvicina al sole. E quando ti avvicini a me temperatura sale come all'equatore. E poi cominciamo a ballare come se fosse normale. E gli altri ci guardano male. Non importa se poi ti perderò, ero
da sola, c'era solo la musica, ma almeno stavolta io mi divertirò e torneremo a ballare e a fare l'amore per tutta la notte. La voce vorrà lì con te. E le mani su con me. Come fa, come fa? Portami con te. Dai poi. Portami con te. Ce ne andiamo a vedere. Danzeremo insieme fino all'alba. La musica ci basta, vuoi vedere. E dove sta la felicità? Ci travolgerà come in autostrada. Intanto prendi una vigna colata. Sulle maniche! Su, su, portami con te. Dai, più forte, più forte. Più forte. Portami con te. Ce ne andiamo a bere. Bravi! Grandissimi. Sapete Serena... finire le parole, sono forti queste. Più re. Serena De Ba. Re. Ri. Ri, osti, c'ero, c'ero. Bar, che è bare? Bare. Serena, allora, come stai? Ti dicevo, diciamo prima, è un bel percorso, sì. Amici, adesso hai fatto anche un singolo con un featuring con Fiordaliso. Infatti lei vi saluta tutti perché oggi doveva essere qui con noi, però purtroppo ho avuto un impegno, quindi vi saluta tutti, dovevamo fare indimenticabile, però va bene comunque, vi saluto. Vabbè, tu hai fatto Pina Colada. Esatto, bene. Ti riaspettiamo bene, un'altra volta con Fiordaliso per indimenticabile. Dai. Esatto, sì, dai. Sarebbe un piacere. Progetti nel cassetto che si possono dire? Progetti nel cassetto sono tanti. Giovanni lo sa, dove sei Giovanni? Giovanni! È lì Giovanni lo sa qual è il mio obiettivo ormai. Sì. Se non escono le rughe è quello, rimane sempre quello. Vabbè, ci siamo con la S. Se non escono le rughe, mo. Quello il progetto sta! Esatto. Giusto? Inizia con la S, quindi vi lascio prima e terza, Sanremo, era Sanremo. Allora, premia Marco Mori. Eccolo. Ricordiamo che il progetto nel cassetto l'ha fatto l'IKEA, quindi aspettiamo adesso. Marco, io vi voglio bene. Anche noi ti vogliamo bene. Mentre qui stiamo facendo una cosa seria, stiamo premiando. Sì, eccoci. Mi hanno richiamato perché non era nessun altro. No, sono ritornato volentieri per premiare un'altra artista di quelle che arriva dalla gavetta, ha fatto la sua gavetta, continua a fare la gavetta e sa che la strada è ancora lunga, ma la perseveranza porta i suoi frutti. La determinazione paga sempre. Esatto. Grazie, grazie a te. In bocca al lupo. Evviva. Ciao Marco Mori, ciao Sara. Ciao Piombino! Ciao Piombino! Che bella grida, fammelo sentire anche tu. Ciao Bambino! Vediamo come reagiscono. Ciao Piombino! Ma la finata! Anch'io! Vai. Ciao Piombino! Scusa! Bello. È fighissimo! Ho respirato con il diaframma. Acqua e sale. Come? Acqua? Mi fai bene. Oh, beviamo. Ma perché? Perché questa gag? Perché acqua e sale. Oh, perché abbiamo mangiato salato, no? Perché abbiamo il piacere di avere qui su questo palco alla 19ª edizione del Festival Estivo coloro che hanno fatto veramente tantissime cose. Hanno scritto per grandi artisti, ad esempio la colonna sonora del Ciclone, dei Laureati. Come no, mitico, cioè, per Mina. Certo. Come acqua e sale. Parliamo degli Audio 2. Buonasera. Ciao, tutto bene? Tutto bene. Tu bene? Stai bene? Sì. Allora, benissimo. Perfetto, ci siamo quindi. Ci siamo. Noi ci siamo, loro soprattutto ci sono, noi ce ne andiamo. E sentiamo la musica, quella... quella vera, quella strong, giusta. Quella giusta, quella seria. Audio 2! A dopo, ciao, bravi! Adesso arriva una canzone che credo, spero, anzi credo, crediamo, sia famosissima, si chiama Acqua e Sale. Ve la ricordate? Sì.
Questa canzone sì, erroneamente, cioè no, erroneamente, è naturalmente associata a Mino e Celentano, ma erroneamente non la si associa in questo caso agli autori. Ed è una canzone che abbiamo scritto io e il mio amico Enzo esattamente 24 anni fa. Naturalmente, al netto degli Audio 2, insomma, anche se abbiamo scritto questa canzone, non abbiamo quella forza mediatica, i due pilastri della storia della musica italiana come Mino e Celentano, e quindi automaticamente viene associata. La cosa divertente è che durante i nostri concerti, i nostri spettacoli, più di una volta con gente qui sotto, partiamo con Acqua e Sale, e più di una volta mi è capitato, ho sentito dire: ma cosa fanno questi due? Cantano le canzoni di Mino e Celentano. E questa cosa è bellissima, è meravigliosa. E da quel momento in poi assumemmo proprio, come dire, l'abitudine di presentare questo brano, ma ripeto, insomma, dico più che ripetere, non per un'autocelebrazione nel modo più assoluto, ma è semplicemente per strappare un applauso, anche quello che avete già fatto, a tanti autori italiani, anche sconosciuti, che fanno altri mestieri, altri lavori, lo posso garantire, che hanno scritto le canzoni bellissime, famosissime, interpretate da altri artisti, quindi cantanti, e che alla fine nessuno lo sa. In Italia, in America è esattamente il contrario, ma siamo in Italia, quindi la annunciamo. Acqua e Sale. Cantate tutti, mi raccomando, eh? Yeah.
Grazie, grazie, questa era acquessale. Ma c'è ancora una canzone che vorremmo farvi ascoltare, una canzone scritta degli sempre da noi, dagli Audio 2, qualche annetto fa, devo dire ormai, mi pare fosse il 1995, anche se non è l'ultima canzone, anche se non è quella che riteniamo spesso tra discorsi nostri interni, insomma quella più bella forse che abbiamo scritto, e sicuramente quella che maggiormente ci ha rappresentati, insomma, in quegli anni 90, ma che per certi versi ancora un po' ci rappresenta, perché è rimasta un po' nella memoria di tutti. Non vi dico il titolo, ma sono certo che la ricordate. Eccola che arriva. Ti rivedere i vecchi films, finché anche nero tu puoi immaginare.
grazie, grazie a tutti, grazie. Buona continuazione, grazie. Che grazie bel ancora. Messaggio quello degli autori, perché è vero, le canzoni sì. non sono di chi li canta, loro li portano al successo, però sono degli autori. E noi in Italia abbiamo tantissimi autori. Abbiamo tantissimi autori molto molto bravi. Ma io vi volevo chiedere, no? Essere insieme sul palco dopo tanti anni, si ha sempre la stessa grinta, la stessa energia, la stessa emozione o qualcosa cambia? Aspetta che prendiamo il microfono. È sempre, prego. Questo è il microfono? Perfetto. Questo è il microfono. Comunque nel noi tempo, la domanda era, insomma, sì. la domanda era nel tempo, negli anni, insomma, le emozioni cambiano. Emozioni. Le emozioni sono le stesse, l'impegno deve essere un po' più alto, che devi compensare qualche cosa che perdi per la strada ogni tanto, dopo 20, 30, 40 anni. Ma senti, come autore, senti questa. La passione, il sono cuore, la... Posso? Vai, vai, vai. Cioè, posso le... autorare? Sono le 23. Tre. Per noi era 20... Tre. Sono fermati gli orologi. Si è fermato il tempo. No, perché noi sono le 20:10, sono le 20:10, ma ancora non siamo partiti, ora a parte gli scherzi. È stato un piacere avervi qui al Festival Estivo di Piombino. Ci sono tanti cantautori bravi e cantanti bravi, ecco, quindi auguriamo il meglio anche a loro. Grande. Le nuove generazioni. Sicuramente, sicuramente. Ma non andate ciao via? Non andate via, no, perché vi deve premiare il sì. sindaco del comune di Piombino, signori e signori, Francesco Ferrari. Eccolo! Con tanto di premio. Cantante di premio. Un bel riconoscimento per la musica. Sindaco, buonasera, buonasera. Io è una sorpresa. Sorpresa. La vedete qui al centro, sindaco, così sì, io sposto questo. Vorrei sentirla. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Allora, come sta andando questa stagione estiva? Ha due microfoni? No, uno, due. Due. Vuoi farti la... Posso fare la barba al sindaco? Vai, inizio anch'io da questo lato, però. Allora, decidi... noi siamo felicissimi del Festival 2020, di come sta andando, dell'estate piombinese. Siamo felici anche di ospitare per la 19ª edizione il Festival Estivo. E un ringraziamento va a Gino Sozzi e Giovanni Germanelli, ovviamente, ma a tutti coloro che hanno reso possibile questa serata. E al bravissimo presentatore, che la prima volta che viene però ti è sembrato essere all'altezza. È la bravissima presentatrice. Gli ho venduto una battuta, ora forse la riesce a fare in serata. Scusate, la bravissima presentatrice, che non è la prima volta che viene, perché l'anno scorso è venuto già con la stella rosa. Soprattutto la bravissima presentatrice, che è fortissima. Però fatemi assumere una veste istituzionale. Sì. Scusaci. Io sono qua per premiare gli Audio 2, sono molto molto felice e onorato di ospitarli a Piombino. Grazie. E è un onore premiarvi per la grandissima carriera. Facciamo una foto, premio. Foto! Audio 2, premio alla 19ª edizione del Festival Estivo a Piombino, macchine fotografiche. Tutti? Sì. Almeno ci scaldiamo. Audio 2. Grandissimi. Grazie sindaco, ci scusi. Evviva. Ciao. Funziona così. Come sì, un po' d'allegria, allegria. Grazie. Vero. Il prossimo artista, Igor Nogarotto. Sì. Ha un libro che si chiama Rosa, stacca la spina. Ok, allora, signori e signori, Igor Nogarotto. Immaginate una notte di primavera proprio qui, sulle sponde del mare di Piombino. Lui e lei al primo appuntamento dopo una cena romantica. Giunti in spiaggia, adagio la coperta lì, ci sediamo vicino all'acqua, a un metro da dove si addolcisce il fragore delle onde. Guardiamo entrambi verso l'alto. Il cielo è di quelli che non lasciano scampo, di un blu denso e nitido, decorato di schegge luccicanti. Poco più in basso, quelle lucciole incastonate al soffitto confluiscono nel riflesso di un canale luminoso, la luna e il lampadario, e generano una retta che taglia l'acqua in due, dividendo biblicamente il mare. Quel fascio luminescente ti accompagna sulla via di un orizzonte sospeso e imprevedibile, ma al cui fascino devi arrenderti, percorrendolo. Il tuo sguardo poi si posa su di me e mi chiede: pensi che saremo sempre così felici?
Ci rifletto, giusto qualche secondo. Non so risponderti perché prima di stasera non ho mai conosciuto la vera felicità. Commossa mi dici, ti aspettavo da una vita. Le tue parole fanno commuovere anche me. Ti avvicini lentamente, le nostre labbra si sfiorano, ma è come se si riconoscessero, come se in un altro cosmo fossero già state unite. Iniziamo a baciarci con un'intensità armonica e selvaggia al contempo. Mi sento travolgere e stravolgere da un uragano di piacere. Mi sto abbandonando a te, tu ti stai abbandonando a me. I nostri corpi si fondono e si confondono. Non esistono più luogo, tempo, spazio. Siamo teletrasportati in un'altra dimensione. Ormai siamo una cosa sola. Alle prime luci dell'alba, una sottile lama di luce solare si accomoda sulla mia fronte e mi procura una piacevole sensazione di tepore. Apro piano gli occhi. Ora sono sveglio. Tu sei lì, alla mia destra, che da ora sarà per sempre il tuo lato di noi. Tu sei lì. Il sogno non se n'è andato. Grazie. La Russia è almeno due, è George Washington, è Sternocleido Mastoideo, è Foretta in 1412, è Zoff Gentile Cabrino, Reali Colati Cirea, Conti Tardelli, Rossi Antonino Graziani, Madrid 1982, è i Fusi come immobile, dato il mostar sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, così percossa attonita la terra al nunzio sta, muta, pensando all'ultima ora dell'uomo fatale, e ne sa quando una simile orma di pie mortale, la sua cruenta polvere, a calpestar verrà. Sembri però invece... È il sussidiario, è la flora e la fauna, è facilissimo! La fotosintesi clorofiliana, le so! E andiamo, Piombino, tutte le so e andiamo! Ok, ho capito, le risposte le sai tutte. Grazie. Scusa, ma sì. Le domande? Le domande? Focca la bindella, le domande no. Allora adesso facciamo un quiz, così vediamo se sai anche le domande. Ok. Devi indovinare, sì, il titolo del libro, ok, che ho appena letto. Okay. Quattro parole. La prima. Sì. Si trova nei campi. È l'erba. Cioè non quel... No, infatti... è un fiore, dai, ti aiuto. È margherita. È rosa. Bravo, rosa. Rosa, tu suggerisci. Quando il muratore, il carpentiere, sì? Ma anche insomma il panettiere, sì? Finisce di lavorare, cosa fa? Va a casa. Sì, e cosa trova a casa? La moglie, e tu, quindi ritorna al lavoro, evidentemente. Esatto, ma quando smette, cosa fa? Come si dice? Va in pensione, quindi niente soldi, finita. Non a 60 anni, adesso poi le pensioni. Ah, prima. Sì, okay. Sì, quando al pomeriggio. Stacca! Bravissima. Rosa stacca, bravissima. Ce l'ho. Terza parola, sì. Articolo femminile. Borsetta. No. Tailleur. No. Scarpe col tacco. Quasi. Articolo. E la. La, che era anche una nota. Sì. No, una nota. Ultima parola. Sì. Un tipo di mescita. Eh? Della birra. Un tipo di? Mesce. Crasi non lo sapevano, mescita lo conosci, no? Mescita. Mesce. Cosa tesce? L'ernia. Se mi piego così, mesce l'ernia. Saluto Ernia che sarà in concerto. Fra poco. È un disco sofferto, quello di Ernia. Com'era la domanda, scusa? La birra come può essere? In bottiglia o alla? Alla buona!
Attenzione, c'è un suggerimento. Posso chiedere l'aiuto del pubblico? Chiedi l'aiuto al pubblico, dai. Attenzione. Da casa. Sì, attenzione, perché io vedo tra voi ci sono tantissimi... Perché io riesco a carpire dal volto proprio, proprio l'intelligenza, la caparbietà, la cultura, il mix proprio di prontezza. Faccio da solo. No, chiedo se... Aspetta. Spina, Rosa, stacca la spina, le so tutte. Igor Nogarotto, grandissimo. Ma che meraviglia. Fabrizio Fontana, grande. Che... grande scrittore, sensibile, comprate il suo libro, è bello. Bravo Igor, davvero. Tutte le so. Le sei tutte sul sì. Serio, ci hai messo un po', sulla... articolo femminile, borsetta, tanta roba. Siamo pronti per Stefania Tasca. Ragazzi, ci incontriamo dopo, buona musica, loro suonano e cantano Vetro. Adesso lascia respirare il cuore senza timore.
applauso Stefania Tasca, complimenti, che bel mood. Scrivi tu i pezzi. Grazie. Con i ragazzi, raccontami sì, un po'. Sì, assolutamente, li scrivo io, li produco io con il loro supporto, insomma, in studio, e quindi ci stiamo creando questa piccola grande famiglia e mi aiutano un po' a comporre. Beh, continuate così, eh. Poi siete anche belli da vedere, grazie. Vero? Io facciamo un applauso. Siamo impegnati molto, belli e bravi, e soprattutto bravi. Chiamiamo sul palco per il premio Adriana Rombolà, discografico produttore Riserva Sonora. Eccola qua Adriana che viene a premiare questi ragazzi. Perché diciamolo, questo è un festival davvero che esalta gli artisti, quelli giovani, quelli emergenti, o meglio, magari non sono tanto emergenti perché vivono di musica da un po' di tempo, però insomma è un festival importante che dà una grande possibilità. Diamo il premio. Allora, è sempre un piacere veramente, ma il piacere è anche vedere che non sono più interpreti e basta, comunque sanno quello che stanno facendo, suonano, sono autori e poi cioè, diciamo che anche Stefania, giusto, lei è già da un po' sul palco perché comunque è stata anche a The Voice, giusto? E ha conosciuto la grande Raffaella Carrà. Avevo 18 anni. Vabbè, esperienza importante. Veramente. Ho ballato Pedro. Ce l'abbiamo regia? No. No, comunque grazie anche a questa manifestazione che a me fa sempre piacere essere presente e comunque grazie anche a loro per esserci, perché senza di loro non ci sarebbe neanche discografia. È vero. Mi permetto di ringraziare anche la super band, alla chitarra Leo, Fabrizio al pad e Ruben al basso. E ringraziamo ovviamente i musicisti, grazie a Adriana Rombolà, ci rivediamo dopo, in bocca al lupo per il vostro percorso. Ciao. Salutiamo Stefania Tasca. Siamo pronti per il prossimo artista, ve lo introduco subito, Nartico. Lui ci canterà Tempi Moderni. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Grazie mille. La nostra valletta, poi dopo conosceremo meglio Evandro, così ci racconterà. Adesso conosceremo meglio te invece e la tua musica. Grazie. Nartico. Grazie. A pensare, il saputo che faccio anche male, dovrei ascoltare giudizio morale per alleggerire la spina dorsale. Ti barisci di sabato sera e patrioti quando c'è la bandiera. L'Italia è bella però meglio com'era, se ti da nonna lei risponde sincera. No, se ti disprezza poi compra chi sbaglia tutto, poi paga. Vorrei restare nell'ombra, non sono un genio, una maga. Basterebbe soltanto per alleviare la piaga, pensare prima di parlare, non sprecare. Sono tempi moderni, me ne frego di voi. Sono tempi moderni, o sarò tu sarai. Ora che il cane di mia zia lo trovi su Spotify. Sono tempi moderni, o sarò tu sarai. Sono tempi moderni, me ne frego di voi. Sono tempi moderni, o sarò tu sarai. Vorrei dormire in una vasca e svegliarmi alle Hawaii. In Africa ogni 60 secondi passa un minuto, dicono le fonti. Che sia il governo qui crollano i ponti. C'è sempre qualcuno che vince se fondi. La mente viaggia, la penna racconta, se ne parli il problema si sgonfia. La vera guerra si vince e rimonta, la rivoluzione di genere è pronta. Metti troppi di chiesa, si vadano a venire. Tu fammi un cielo di chiesa se non sai più cosa dire. Sarà al passo coi tempi però se sa progredire. Come ammira il cambiamento usare le mille lire. Sono tempi moderni o sarò chi sarà. Sono tempi moderni, me ne frego di voi. Sono tempi moderni o sarò chi sarà. Ora che se lo trovi su Spotify. Sono tempi moderni o sarò tu sarà. Sono tempi moderni, me ne frego di voi. Sono tempi moderni o sarò tu sarà. Vorrei dormire in una vasca e svegliarmi alla UA. Aiutatemi con le mani. Su, 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 su. Grandi. E che cosa direbbe mia nonna se andasse a fare la spesa e trovasse la cassa automatica al posto della cassiera. Sono tempi moderni o sarò tu sarà. Sono tempi moderni, me ne frego di voi. Sono tempi moderni o sarò tu sarà. Non anche il cane di mia zia lo trovi su Spotify. Sono tempi moderni o sarò tu sarà. Sono tempi moderni, me ne frego di voi. Sono
sono tempi moderni o sarò tu sarà. Vorrei dormire in una vasca di te già metto qui. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. È una birra piccola, per favore. Sono tempi moderni o sarò tu sarà. Sono tempi moderni, me ne frego di voi. Sono tempi moderni o sarò tu sarà. Ora che il cane di mia zia lo trovi su Spotify. Sono tempi moderni o sarò tu sarà. Sono tempi moderni, me ne frego di voi. Sono tempi moderni o sarò tu sarà. Vorrei dormire in una vasca e svegliarmi alla Hawaii. Facciamo un po' di casino. Su. Grazie mille. Tempi moderni, Nartico. Nartico, tempi moderni. Nartico, ma come mai questo nome? Ma guarda, è stato molto naturale. Cercavo un nome molto diretto, come il messaggio che cerco di far passare con la mia musica. È l'insieme del mio nome, mi chiamo Nicolò, e la parola arte è venuto fuori Nartico. Nartico, sono veramente bene. Sono tempi moderni. Grazie mille, sì. Sei premiato, sarai premiato da Stefano Camarri. Ti porta il primo per questa serata. Lui è un musicista, fa parte insomma del festival da tanti anni. Grazie di cuore, sono onorato. Stefano, vuoi dire qualcosa? Ti va? Veramente è un pezzo orecchiabilissimo, moderno. Grazie. E con questo riferimento antico a Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, sì. Ovviamente, sì, l'avevo intuito. Ragazzi, fa la strada. Grazie mille, grazie per il vostro calore, grazie per tutta l'organizzazione. Stefano, e grazie Nartico, in bocca al lupo. A voi, grazie mille. Ciao, andiamo avanti ragazzi con il prossimo artista, perché davvero ne abbiamo ancora tanti e molti e soprattutto diversi. È la volta di Deci. Che cosa ci canterà, che cosa ci proporrà? Una canzone che porta un bel messaggio. Ciao, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Sei pronto per affrontare la tua platea? Prontissimo. E come si chiama il pezzo? Dai, dillo tu. Il pezzo si chiama Grinta. Vai, vi lascio con Deci. C'è da partire verso il fuoco proprio adesso. Al mio ritorno non sarò mai più lo stesso. E noi staremo insieme per un lungo viaggio, per affrontare questo inferno con coraggio. Qui c'è da andare a attraversare la tempesta, ma è più veloce soprattutto per chi resta. Anche se ho troppa carne fresca sulle schiena, il mio obiettivo è di lasciare questa arena. Trova il coraggio, non andar via. Questa battaglia anche mia. Non perdiamo la grinta, questa favola finta. Il mondo sta per crollare, qui c'è ancora da fare. Qui c'è la meta che poi raggiungerai. Non perdiamo la grinta, questa favola finta. Fare una scena spettrale, apocalisse mentale. Non ci daremo vinti mai. Guardate in giro ora, non isolate ora. Salve, salve, di chi avanti a te non ha paura. Noi siamo corpi in fila, tra fango un'altra mina. Ma torneremo a casa portando una bandiera. Trova il coraggio, non andar via. Questa battaglia è anche mia. Non perdiamo la grinta.
Grazie. Hai sentito? Che bel tipo. Deci, sei contento? Contentissimo. Ma da quanto tempo scrivi? Raccontaci qualcosa di te. Dieci anni. Bravo. Cosa? Da quanto tempo scrivi? Quasi, no. Di più. In realtà scrivo da pochissimo, perché ho iniziato questo percorso da 2 anni qualcosa. Ah. Po' a caso, quindi. Ma sei tipo romagnolo di quella zona lì? No, come no? Allora... Noi siamo di Mantova e tutti ci scambiano per romagnoli. Attenzione. Ma ti arrabbi se ti riusciamo che sei romagnolo? Un po', no, dai. Sei mantovano, però parla così come Valentino. Premia Luca Angelo Santi, discografico, produttore. Vieni Luca, oramai non sbaglio più il tuo nome. Vieni Luca, premia Deci... Ecco qui. Sentite, scusa, posso far notare gli applausi? Fate un applauso. Vedi per Luca, gli applausi, sì, però umidi sono, senti? L'umidità, il mare, tipo, sono appiccicosi. Tipo infradito. Diamo il premio a Deci. Sì. Molto meritato, complimenti. Grazie. Foto. selfie, dall'alto, più magri, più alti. Ciao Deci, in bocca al lupo. Bravo. Grazie a tutti. Ciao Luca. Evviva, a dopo. Allora, prima di chiamare la prossima ospite, io sono veramente felice di averla qui, poi avremo modo di chiacchierare con lei, ma devo chiamare sul palco. Chi? Cioè, avete presente, insomma, questi capelli, questo look, le vallette? Cioè, dobbiamo chiamare Evandro. Gli facciamo un grande applauso. Assolutamente, Evandro, ma solo Evandro per il nome? Vieni. Sì, anche per il nome. Già per il nome. Cioè, come ti chiami? Evandro. Evandro, ma eccezionale. Guarda che bel look, eh? Grande Evandro. Ciao Evandro, buonasera, benvenuto. Buonasera. Beh, insomma, fai un bel lavoro, hai a che fare con la bellezza, dai bellezza, crei bellezza. Diciamo che, insomma, la nostra parte l'abbiamo fatta, il mio staff stasera. Sì, c'è Fabrizio che tutta la sera che prova, insomma... Che bella pancetta. Allora, cosa possiamo fare per Fabrizio? Ecco. Diamo un consiglio, cosa possiamo rifare? Tutto? Un po' di gel. Dai, facciamo così, mentre ci sarà il prossimo ospite, magari Torno gellato. Te l'ho detto anche prima. È vero, hai ragione. Allora, Evandro, cosa vogliamo dire? Niente, allora, volevo ringraziare innanzitutto, buonasera a tutti, volevo ringraziare Giovanni Germanelli e Gino Zozzi per avermi dato questa occasione come direttore del backstage, diciamo, e quindi... come potete vedere ho cercato di fare un look un po' diverso. Ringrazio il mio staff, che è dentro Laura, Anna, Gaetano e Laura. E poi ringrazio... Sono lì. Ciao ragazze! Grazie. Ciao ragazzi! E poi ci tenevo tanto a ringraziare una carissima amica, che la ritengo un'artista. Quest'anno ho voluto dare un'impronta nuova al festival, sia nell'outfit... E lei, diciamo, è definita come nome d'arte Dio la bacia tutti, ma in realtà si chiama Cristina Esposito e lei è un'artista perché crea questi vestiti e nello stesso tempo dà vita agli abiti che uno non usa più. Ah, quindi abiti bello. Dismessi, sì, quindi sì, hanno una lei nuova vita. Nuova vita! E quindi la volevo ringraziare perché quest'anno abbiamo fatto queste cose insieme. Certo. E la mia idea e la sua idea abbiamo creato questa stravaganza, diciamo. Vabbè, bello. Grazie a te, bello. Un applauso per Evandro e per tutto il suo staff. Volevo ringraziare Sofia e Rachele, sì. Grazie ancora. Grazie Evandro, un bocca al lupo per tutto, grazie. Grande. Grazie. Hai il tifo. Io vado a prepararmi allora. Aspetta, annunciamo la prossima ospite. Allora, io ti dico che è una cantante. Sì. È una. Vediamo se le sa tutte. Vai. È una showgirl. Sì. È una modella. Urca. È un'attrice. Lady Gaga, ce l'abbiamo. Signori e signori, questa sera al Festival di Piombino, Pamela Prati! Eccezionale, ancora di più, ci siamo arrivati. Eccomi qui, eccola! Buonasera Piombino, ciao! Un applauso più caloroso, fatevi sentire. Caloroso, giusto. Ciao ragazzi, ciao. Siete belli. Come sei bella tu. Grazie. Ciao Pamela, benvenuta. L'ho pagata per dire no, questo. No, non è vero, ero fuori, io facevo i complimenti, mamma mia, come sei bella. Volevo ringraziare di questo invito, perché anch'io sono un'artista emergente, quindi spero
Ma speriamo. Stasera mi portiate fortuna. Allora, certo, noi certo, ti vogliamo mettere alla prova. Sì, signori e signori, Pamela Prati, io direi, le va bene se canta Sale del Sud? Assolutamente una, sì. 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 Vi lasciamo con Pamela Prati. Grazie. Che sei uscita a marzo con un album in vinile, Ecstasy. Esatto, per festeggiare appunto i miei 40 anni di carriera. Ma che trucco hai per essere così in forma, così bella? Insomma, c'è qualche trucco? Ce lo vuoi svelare? Sono sarda. Ah, ok. Di dove sei? Io sono di Ozieri. Ozieri? Aio! Aio, aio, sei sardo anche tu? E sei di Ozieri? Ah, anche io sono sardo! Ma non è vero. È vero, sì, sono stato in Sardegna. Sono da Arzachena, Cagliari, Sassi, Porto Torres. E Faeda sta arrivando? Ah. Faeda? Narami.
Ah, non le sa tutte, no, vedi? Pronto? Mi stanno chiamando, sì, un attimo solo. Allora, però diciamo una cosa, che è andato a mettere il gel e ha un telefono, non so sì, come mai. Un super selfie. Dai, lo facciamo verso di loro. Dai, facciamolo, facciamo verso il pubblico. Scusate le spalle. Le mani su, ragazzi, fateci vedere le mani. Sulle maniche. Ci facciamo un selfie. Vai, come se foste vivi, al mio tre. Uno, due, tre. Ah, eccezionali, fatemi un applauso, bravissimo. Pamela Prati, grandissima. Grazie, buona estate a tutti. Aspetta, dove vai che ti dobbiamo premiare? Il premio. Cioè, allora, scusatemi, sono una ragazza emergente, quindi non ne so. Vabbè, ma giustamente, chiamiamo il vice sindaco Luigi Coppola. Ecco, parente di Coppola, il regista. Lo so, possiamo parrucchiere, chiedere. Tutto, fai tutto. Ciao, grande. Eccolo qua. Questo non lo diciamo, Luigi. Non si è sentito. Un premio per lei. Giusto. È un sogno questo. Perché selfie con il vice sindaco. Pamela Prati è un sogno. Un grazie da parte della nostra città. Sì. Ma soprattutto da generazioni di italiani che l'hanno apprezzata e amata. Sì. Grazie. Ciao, sono io. Selfie col vice sindaco. E poi, ma la smetti di farti questi selfie? Sono pettinato, mi ha messo il gel. È un telefono anche con la V. Ciao. Basta, perfetto. Va bene, grazie. Grande. Grazie a te. Grazie. Grazie a tutti voi, cose belle, buona estate. Evviva! Grazie, ciao Pamela Prati. Ciao Pamela. Prima però presentiamo Limoni. Limoni, finalmente. Oh, Limoni. Eccolo. Limoni con Eco Cuore. Ciao. Ciao a tutti. Limoni. Benvenuto. Noi ci ricomponiamo e ti lasciamo il palco con questa canzone. L'ho appena detto, però ridillo tu. Eco Cuore, bella. Limoni. Grazie. Ciao, mi chiamo Fabrizio Fontana. E ci troviamo sempre in questo bar. Mira bene al cuore, che se non si muore farà male per sempre, perché me l'ha detto il dottore. Tagli sul cuore sono quello che resta in questa tempesta che non so più cos'è. Tu sei così punk che gira la testa e dalla finestra sento profumo e cazzo mi ricorda te. Sulle mani piombino e ci troviamo sempre questo bar, con i sogni distrutti dall'università. Mira bene al cuore, e che se non si muore farà male per sempre, perché me l'ha detto il dottore. Mi farò un eco cuore in questo ospedale. Ho lasciato la testa e una sigaretta respirata con te. Non so più chi sei da quando prendo sta merda, ma dalla finestra sento un profumo che cazzo mi ricorda te. Mi ricorda te. E ci troviamo sempre in questo bar, con i sogni distrutti dall'università. Mira bene al cuore, che se non si muore farà male per sempre, perché me l'ha detto il dottore. Mi farò un eco cuore. Mi farò un eco cuore. Se ci morire o in questo bar, senza avere finito l'università.
mira bene al cuore, che se non si muore farà male per sempre, perché nessuno ha più un dottore. Grazie, grazie, grazie Piombino, siete bellissimi. Anche tu sei bellissimo, Limoni. Beh, poi il nome ha il suo perché. Il nome ha il suo perché. Perché? Perché i limoni piacciono a tutti. Che limone? Quelli, quelli. Ognuno poi può pensare al limone che vuole. Quello giallo, chi serve nel tè, sì, no? Poi giusto. Ci sono anche altri limoni. Altri, va bene, che ci piacciono anche. Che ci piacciono anche quelli. Allora, premia, quindi chiamiamo sul palco Massimiliano Longo, il direttore di All Music Italia, e Simone Anastasia, presidente della Proloco Piombino. Buonasera, buonasera, che bello. Ciao. Trovarvi e eccolo. Ritrovarvi. La Proloco, bello! Tu sei la Proloco, bellissimo! Qui abbiamo All Music Italia e la Proloco. E niente, volevo fare veramente un grandissimo bocca al lupo per quello che spero sia una grandissima carriera. E buonasera a tutti. Sì, poche parole però efficaci, grande, giusto? Proloco, subito. Io aggiungerei, è un piacere essere qui, sono molto felice di collaborare a tutto questo progetto e passerei la parola al direttore sì. di All Music Italia, Massimiliano Longo. Ma Zeus dove l'ha lasciato? È giù, fa la pipì. Io sono andato a letto a fare la pipì, anzi. Fa la pipì. No. Tra l'altro vorrei dire che il presidente della Proloco l'ha scovato lui in rete e l'ha voluto fortemente, quindi questo è giusto anche grande. Dirlo. Fate, potevi dirlo, due parole. Un applauso al presidente della vostra Proloco. Bravo Proloco. E niente, io invece l'ho ascoltato insieme agli altri, lui l'ho premiato perché ho ascoltato un sacco di canzoni, poi ce n'è una, tra l'altro che credo che sia questa che hai cantato Ego Cuore, che è diventata virale, lo so che dire virale di sti periodi non è il massimo, però non in senso brutto, è diventata certo. virale su TikTok, TikTok, che è quel social dove loro giovani fanno le cose, sì. gli anziani come me tante fanno cose, i balletti, io e Fontana le balletti. Facciamo i balletti cringe. Il mio cuore. E quindi è diventato virale e questa è una cosa bella. Poi ha un sacco di canzoni, le ho ascoltate tutte, non solo quella che ha cantato stasera, un sacco di canzoni belle, ha un percorso, si sente, quindi per questo grazie, vi ringrazio tantissimo, gli diamo questo premio pesantissimo. Grazie. Vai. Un cuore. Grazie. Poi entra subito. Un cuore. Dai, 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 vediamo il balletto come te la cavi. Dai, Fabri, tocca a te. Non so le parole. Perché non si muore. Mi ricordo la melodia. Allora, basta, grazie, mi ricordo le parole. Grazie a tutti. No, ragazzi. Questo non è virale, questo è letale. Beh, però, insomma. Letale, grazie Massimiliano Longo, grazie. Ci vediamo dopo. Alessandra Latino. Questo è forte. Ciao. Alessandra, tu sei pronta per cantare? Sì. Cosa? Bruciati. 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 Un po' in tema con la serata. Bruciati. Prego con la temperatura. Cotti. Alessandra Latino. Grande Alessandra. A fra poco, ciao. Dai fuoco al nostro tempo e dici gioventù bruciata. Hai voglia di ascoltare, lo so non lo sai fare. Pensavi fosse facile però sai giudicare. A noi cosa serve? Certezze bombardate come i grattacieli infranti l'11 settembre. Yeah.
al nostro amore, dici gioventù bruciata. Siamo tempo che non torna, come in una foto, noi con una tequila in mano alla villetta dietro il bar. A noi cosa serve? Certezze seppellite, come la routine sotto la lava di Pompei. Alessandra Latino. Grande Alessandra. Ma ragazzi, scusate, mi piace troppo passare di qua, da posso stare qui? Vai, vai, vai. È bellissimo. I wanna be loved by you. Alessandra, insomma, stai facendo un bel percorso, mi sono informata prima chi ha scritto questo pezzo. Sì. Sì. Sì, questo pezzo l'abbiamo scritto con Giovanni ed è stato prodotto dalla Yoseba Publishing ed è il primo singolo che è stato, cioè, uscito, prodotto dalla Yoseba. Dai, mi raccomando, continua così. Grazie. E chiamiamo il discografico produttore Rai Gianni Testa e Adriana Rombolà, discografico produttore Riserva Sonora. No, te ne stavi andando, ti dobbiamo dare il premio. Elichea di me, Elichea premio di me, di te. Elichea di me. Ho già fatto il controplagio. Ci sta, no? Cioè, ci sta. È l'Ikea di me. Devo dire che funziona, eh? È un pezzo del mobile, in questo caso. Cosa vogliamo dire di Alessandra? Alessandra è una giovane promessa calabrese, quindi mia conterranea, e sta facendo un percorso bellissimo. Questo è per l'appunto è il primo singolo, ma c'è tanta altra roba. C'è un'iscrizione a Sanremo quest'anno, quindi speriamo di poter calcare quel palcoscenico. E stiamo però lavorando in totale, insomma, nella sua totalità, come faccio sempre con gli artisti, quindi sulla sua immagine, sul suo modo di essere, ma soprattutto proprio sul suo modo di porsi sul palcoscenico, che stasera credo che è stata straordinaria dal responso che ha fatto il pubblico, insomma, con gli applausi. Adriana? Penso che vedere anche una ragazza così, che sul palco si muove bene, canta un bel pezzo, perché comunque è un bel pezzo, gli auguro lunga vita e un bocca al lupo. Facciamo un selfie, perché ho visto che hai portato il telefono, io li sgamo. Allora, ci fate vedere di nuovo le mani su? Le mani sono quelle... No, io voglio vedere le luci dei telefoni accese. Giusto. Verso di noi. Ma non li hanno... Non li hanno portati. Non li hanno portati oggi. Vedi che ci sono, iniziano ad esserci. L'orsa maggiore. Toro. Tutti i telefoni su, forza. Ce l'avete sempre in mano, quindi non vi dite che... Sì. Allora facciamo un selfie con le stelline. Vamos. Sì. Ciao, sono Fabrizio. C'ho le stelline, guarda. C'ho le stelline. Grazie. Ecco. Grazie. Ciao. Evviva. Ciao Alessandra. Ciao Alessandra. Lupo.
Pronti per la prossima Via. Artista? Si chiama Asia. Asia! Ora non so se ha il singhiozzo, è perché la canzone si chiama così, ma come mai l'avrà scritta? Magari c'era una persona, insomma, a furia di pensare, pensare, è arrivato questo singhiozzo. Asia, lo sai che siamo tutti con te e saremo dopo curiosi di sapere perché si chiama così, ma magari lo capiremo ascoltandoti. Stasera si gioca in casa, quindi emozione doppia. Wow. Eh sì? Siedi qua proprio? Sei di Piombino. Dove? Via? È la mia Piombino. E allora applauso doppio, ragazzi, triplo! Tanto ti ho bevuto in fretta che mi è venuto il singhiozzo. Ho preso il sushi con una bacchetta Gucci e mi è passato di colpo. Ma poi la digestione, un'altra cosa amore. Provi un analgesico ed aspetti ore. Sotto effetto dici cose senza senso. Spavento, l'ho ripreso tutto, ma non hai lasciato quel posto accanto a te che fosse riservato ad uno come me. Imbranato, e vorrei farti il broncio, ma anche stare meglio in un altro contesto, fammi stare sotto. Cupido, hai bevuto un po' troppo, non ti sei accorta. La freccia sul cuore dell'altro sembrava sangue, era vino rosso. Io ho sputato il proiettile, ma prima un altro sorso. Se mi cerca mi nascondo e tu chiama soccorso, perché non passa questo maledetto singhiozzo. Tanto ti ho bevuto in fretta che mi si è gelato il cervello. Ma sono sotto effetto, quindi non faccio testo. Tu non lo puoi dire che non ci ho provato, perché ti ho vissuto senza aver rubato. Resto un quadro appeso che non ho dipinto. Posso solo guardarti in silenzio, posso solo ammirarti da dentro. Cupido, hai bevuto un po' tempo, non ti sei accorto. La freccia sul cuore dell'altro sembrava sangue, era vino rosso. E ho sputato il proiettile, ma prima un altro sorso. Se mi cerca mi nascondo e tu chiama soccorso, perché non passa. Le istruzioni non sono servite, ma io l'ignoro e mangio sushi a volontà. Fra sbadiglie e rimpianti mi annoia. Questo è solo un altro fatto indesiderato, e non che non ci ho sperato. Cerco il rimando, però tu fammi stare sotto. Cupido, hai bevuto un po' troppo. Hai scambiato una freccia con l'arco. E ho sputato il proiettile, ma prima un altro senso. Se mi cerca mi nascondo, tu chiama soccorso, perché non passa questo singhiozzo. Cupido, hai bevuto un po' troppo. Non ti sei accorto, la freccia sul cuore dell'altro sembrava sangue, era vino. Se mi cerca mi nascondo, tu chiama soccorso, perché non passa. Tanto ti ho bevuto in fretta che è passato il singhiozzo. Grazie. Vai, tocca a te. Facci sentire il singhiozzo. Lei è Asia. Grazie. Beh, giocherai in casa, ma sei stata molto brava. Grazie. Molto, vale molto doppio, brava. Vale doppio, sai, detto in casa? Perché c'è l'emozione. Sì, lo so, lo so. L'emozione di non tradire. Eh sì, insomma, perché quando comunque in questo caso c'è il cuore, no? Cioè tu appartieni a questo posto, è sì, tutto vedo più le facce, difficile. Vedo facce amiche. Dici quella conosco, quella la conosco. Ciao mamma, ciao papà. Capito? Poi ciao. Se no la vicina domani ama. Dici, oh no, poi dici, ma è vero. Ma tua figlia allora è stata brava. Senso, no, secondo, capito, no, secondo delude, me diranno, ma quello. Sai che tua figlia è proprio brava? Come si dice qua in dialetto? Cioè l'accento, come lo. Allora, questa cosa ho visto. Senza le parole. Senza parole. Le parolacce. Parolacce. Vai. Lo sai che è forte. Lo sai che è forte. Lo sai che è forte. Ma chiamiamo il produttore Demetrio Sartorio a premiare Asia. Sì. Discografico, produttore. Ciao Demetrio. Benvenuto. Premiamo Asia. Grazie. Grazie mille. Grazie a tutti voi.
grazie per la bella serata, vi auguro un buon proseguimento, quindi. Sentiamo cosa ha da dire. No, in realtà io voglio dire, è un appello. Un appello. Voi stasera avete fatto metà del lavoro, siete qua, grazie, wow. L'altra metà, una cosa che succede raramente ultimamente, perché si usano i like. Alzate il telefono, chiamate la radio più vicina e chiedetegli le canzoni dei ragazzi che avete sentito stasera. Farà la differenza. I like, wow, sì, va bene, servono. Ma chiedete la canzone che avete ascoltato stasera, qualsiasi canzone, alla radio più vicina. Pronto? Ho sentito questo ragazzo, ma avete il disco? Me lo mettete? Vi prego, questo è l'appello. Anche con dei messaggi, funziona. Guarda, Demetrio, grazie. Hai dato veramente un bellissimo appello. Ciao Asia, in bocca al lupo. Grazie. Ciao Demetrio, grazie. Grazie mille, buona serata. Ciao. Non ce l'abbiamo. Basta, grazie. Ok, basta. È troppo lunga. Fai il sottofondo. Faccio il cuore. Siamo arrivati quasi alla termine del festival estivo di Piombino, un po' più grave, la 19ª edizione. Sapete come chiudiamo? Con Fabrizio Fontana, che non ce la fa più, linea dritta. Chi tocca? Chi c'è? Ma chiudiamo con i Mattia Bazzar! Yes! Mattia Bazzar! Li conosco! Eccoli qui che ci raggiungono sul palco, ragazzi, un gruppo, una band che ha fatto la storia della musica italiana. Buonasera. Ciao Luna. Ciao. Ciao Fabio, che bello vedervi, ritrovarvi, è una meraviglia. Ecco Fabrizio, oramai l'abbiamo perso, è felice perché è circondato da tutte e due le ragazze, quindi lui è felice. Ha dato questa sera, mentre qui... Siamo quasi pronti, so che farete un medley dei vostri successi, un inedito. Bello. Perché è uscito un album, The Best of Mattia Bazzar. Informatissima. Bello. Un sacco di date, di tour, ho visto insomma sulla vostra pagina, una bella estate ricca di musica. Tanto lavoro, ma insomma sudato. Finalmente, dopo due, direi, dopo due anni, sì, esatto, ritorniamo. E che cacchio. L'ho detta. Allora, noi ce ne andiamo. Sì. Li lasciamo lavorare e cantare per questo pubblico di Piombino meraviglioso. Volete rimanere con noi? Io vado a ballare dritto proprio. Dai. I Mattia Bazzar! Yes! Facciamo un brano che non è presente nel medley. Vediamo se qualcuno lo indovina. Ha a che fare con un cavallo. Quindi, cos'è? Cavallo? Bianco, giusto? Silenzio muore il sole in cielo, un nuovo giorno se ne va, passa e va, per la sua strada, un cavallo bianco come un velo, via qui ci porterà, ci insegnerà. Anche il canto dell'aurora è muto ormai. Tace il mare, il vento è tutto intorno a noi. Ma nel risveglio come un eco corre e va un dolce canto di emozione. Time.
corre quel cavallo bianco in cielo, guarda dove arriverà, se arriverà alla sua meta. Tra le nuvole del cielo porterà il calore delle stelle su di noi, ma nel risveglio la mia mente corre e va. E le tue mani suonano dolci note per me, seguendo un canto che ormai limiti non ha. Ti è stata una serata bellissima. Ma che meraviglia! Che bellezza! Il Mattia Bazar! Posso fare un commento? Voce eccezionale, cioè io non sono un comico, però c'era. Voce eccezionale, c'erano i delfini che saltavano quando facevi andare su. Esatto, eccezionale. Ci puoi rifare quell'ultima nota lì, no, scherzo? Così, cioè, più. Grandissimo. No. Posso fare l'ultima domanda? Dai. Mattia Bazar, storici, chi è Mattia? Mattia? È al bazar, è andato al bazar. Esatto. Beh, visto che siete così meravigliosi e tu hai una bellissima voce, ci va di fare qualcosa a cappella, magari? Hai voglia? Cioè, se anche così una cosa al volo, se avete voglia, cioè, sennò un fuori programma. Facciamo una parte di una canzone che ci piace molto. Dai, bello. Bis, applauso. Non rimaniamo qua. È difficile, è mezzanotte e mille, poi vai. Stiamo qua, posso stare qua? A vedere. Dai, stiamo qua. Chissà se la conoscono questa, Fabio. Stringimi tra le tue braccia, solo per un momento. Questo sentimento, lasciami lentamente, poi. Bello! Alla voce Luna, al piano Fabio Perversi. Mi son venuti i brividi. Brividi. Mi sono venuti i brividi. I brividi Mahmood e Blanco. No, eccezionale, veramente. Allora, chiamiamo sul palco l'assessore al turismo e attività produttive del comune di Piombino, Sabrina Nigro, per Eccola. Premiare i Mattia Bazar. Buonasera. Il premio va dato a Mattia. Dove mi metto? Bazar? Sì? Dove vuoi, Sabrina? Ormai diamo del tuo a tutti. Dove vuole? Accomodati. Bene, complimenti. Io e Mattia Bazar li ho conosciuti, diciamo, nella mia adolescenza, e quindi la bellissima voce di Antonella Ruggero, e direi che effettivamente anche la sua è stupenda, quindi diciamo che ho rivissuto dei bellissimi momenti. Sono molto contenta e anche emozionata per questa serata,
E niente, vi premio. E vi saluto. Grazie, onoratissimi. Ringraziandovi. Dai, facciamo anche una foto, la foto, foto di rito. Vai, inizia a fare i selfie. Sempre dall'alto, mai dal basso. Ma scusa. Vai. Grandi. Ok, ce l'abbiamo. I Mattia Mazzar. Bravi. Grazie mille. Bravi veri. Buona serata, buonanotte. Buona eccezionali. Bravi, che bello. Grazie. Tutto giusto. Grazie. Grazie. Grande. Attraversata da un brivido caldo. Sì. Dai, fammi sentire un po' di musica, quella che sai fare tu. Questa. Signori e signori, questa sera per noi, non so cosa sta succedendo, il ballerino, comico, attore, presentatore, veramente? Cabarettista, le sa tutte, Fabrizio Fontana! Una donna, ma più che una donna, una presentatrice, una conduttrice, una cantante, tutto in una persona sola, splendida! E lei, Vanessa Gray! Grazie, grazie mille, siamo stati benissimo, sono stato benissimo, Fabri. Evviva, love. Ma chiamiamo su questo palco due sì. persone speciali. Loro sono Gino Sozzi e Giovanni Germanelli. Eccoli! Grazie a tutti. Grazie, buona serata. Ah, funziona così, tutto sto casino. No, volevo dire questo. Ci sono anch'io. Oh, è mezzanotte e mezzo. L'ultima parola del presidente. Giusto per... Abbiamo vinto, anche stavolta. Il festival è arrivato in fondo, è stato uno spettacolo. Grazie, davvero grazie. Al comune, alla Prologo, al coso, ma io non mi dimentico mai. Perché tutto questo è possibile solo grazie al lavoro di alcuni ragazzi che sono invisibili. I tecnici. I tecnici. Andrea, Giulio, Orsola, non dovevo dire nomi, però Tony, Aldo. Tutto lo staff tecnico. Vabbè. Senza discorso, poi avviene. Poi grazie, c'è la traduzione in italiano. Grazie a tutti, riscritto, a tutti questi ragazzi, tutti quanti. Grazie perché senza di loro questo non esisterebbe e noi non faremo queste serate. Grazie a tutti i tecnici, grazie, sempre. È stato meraviglioso, buona estate a tutti di cuore ragazzi. Siate felici e vogliatevi bene. Evviva! Ci vedremo l'anno prossimo. All'anno prossimo. Ciao. L'ultimo applauso di Piombino, vai! Buonanotte! Sì! Grazie di cuore, alla prossima. Ciao, state bene. Ciao, mi chiamo Fabrizio.